Montagne russe. Uno è Stitch. Carino, Stitch. E l'altro è Ragnar. Ma senti, facciamo una cosa nuova che... Cioè... No! Voglio fare i soliti video uguali agli altri! Dai, facciamo un video diverso. Facciamo una challenge. No! Ti challengeo. E che challenge? Aspetta, prima di fare la challenge, non so che cazzo dobbiamo fare. Però voi cliccate sulla campanella, rimanete aggiornati, tutti i video che usciranno, eccetera, eccetera. Amici, zii, cugini, prendete come nipote, socio, cioè, cosa vuoi adesso? Si fa una challenge, ti posso challengeare? Ma che challenge vuoi fare? Io non faccio challenge. Io ti dico due personaggi e una situazione e te li fai parlare. Che vuol dire? Che inventi un... Ma che personaggi? Te li dico io. Ma li devo imitare, devo fare le imitazioni? Sì. Ce la fai? Fare o non fare, non c'è a provare. Bravo. Vai. Allora, situazione è questa: c'è un parcheggio, tipo dell'ipermercato, non lo so. Vabbè, il parcheggio, il parcheggio del centro commerciale. L'ultimo posto libero, arrivano due macchine e litigano. Nelle macchine ci sono Topolino. Oh! Nella sua, com'è la macchina di Topolino? Ci avrà la Topolino. Giusto. E in una duna c'è Bombolo. Ma perché Bombolo? C'è Bombolo. Topolino è Bombolo. Ma non... Come fa Bombolo? È Sì, Bombolo parlava a questo modo. Era tutto questo modo che parlava Bombolo che arriva con la macchina. Se vuole parcheggiare. Però arriva Topolino. Ah, che sta per entrare fa. Ah, fermati! Ciccione di merda, ero prima io! Sì, è arrivato il topo. Che se vuole mettere al parcheggio mio. Io devo parcheggiare. Perché devo andare a comprare il detersivo. Minnie, scendi, vai a disturbare quell'uomo e fammi parcheggiare. Così posso entrare io con la macchina piccola. Lui ha la macchina grande, non c'entra. La macchina l'ho rubata perché non c'ho i soldi per comprare la macchina. Perché devo comprare detersivo. Oh, Minnie, ti ho detto di andare lì. Smettila di succhiarmi il cazzo e vai a disturbare quel ciccione. Niente, praticamente finisce che Minnie va a succhiare il cazzo a Bombolo e Topolino parcheggia. È un lieto fine per tutti e due. Beh, come si dice, ben venga. E ci censureranno il video. Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Gli oceani erano scomparsi e le città avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta. Non so, non ho capito un cazzo. Montagne russe. Ok, due persone in coda sono da sole, quindi le siedono accanto, le mettono sedute accanto. Uno è Stitch. Oh, carino, Stitch. E l'altro è Ragnar. Ma cosa, perché? Montagne russe, sono in coda. Perché un vichingo dovrebbe fare le montagne russe? Chiediamoglielo. Scusa. Signor vichingo, perché vuole fare le montagne russe? Perché mi hanno detto che per invadere la Russia bisogna attraversare le montagne. Ma non pensavo ci fosse una coda da fare, una fila. Certo, perché è una giostra. Quando divento Ragnar guardo in basso perché Stitch è piccolo. Ma tu non puoi salire. C'è un limite di altezza, non vedi? Tu sei troppo piccolo e coccoloso. Sì, ma io sono un mostro aliero. Io divento alto quanto mi pare. Allora, salgono sulle montagne russe, parte. Sono uno seduto accanto all'altro. Claudio, mi photoshoppi tipo Stitch qui, così? Lo piazzi, così, proprio brutto, con paint. Poi si dice paint, ma dico paint. Anche se c'ha qualche rettangolino bianco intorno, fa ridere. Ma mi piazzi Stitch qui? Carro, l'armatura, perché sta facendo questo viaggio? La montagna russa dobbiamo fare, oh, Simulas! E fa il giro, e poi salta, e poi va così, tutto quanto, così. E a quattro braccia, Stitch. E andiamo. Allora comincia ad andare, comincia a fare salire e discese. E Ragnar lì, muro di scudi! Scudo di muri! Mortacci di Pippo! Ragnar ha paura. I vichinghi hanno paura delle montagne russe. Allora, quando scendono, Ragnar invade la Russia e uccide tutti. E Stitch mangia i cadaveri. Anche questo è un lieto fine. Ohana significa piaua. Sai che mi sembrava che Stitch, la voce di Stitch oggi fosse Celentano che faceva la voce di Stitch. Non è vero, Stitch è una cosa... Però adesso c'è Celentano. E non è perché Celentano non può fare Stitch, certo. Adesso c'è Celentano. E c'è Adriano. Okay. E cosa fa Adriano?
Sta con De Sica. Con Christian. Ma perché? Ma che devono fare? Profilattico. Profilattico? Sì, c'è un profilattico. Allora, Celentano è farmacista. Celentano è farmacista. E Christian De Sica entra in farmacia e fa: buongiorno, mi servirebbe quella cosa, che quella cosa lunga, quella che è. Non ti capisco io. E cos'è che vuoi tu? Ma mi serve. È che devo uscire con una stasera e devo rompere il burro per proteggermi. Mi serve per preservativo. E non va mica bene. E come no? Bevi le malattie. E ricorda che il Signore vuole che tu procrei. Però guardarti bene, forse è meglio che tu non ne fai figli. È bene che la tua DNA si fermi con te. Senti, signor scrittore, mi serve il preservativo perché mi viene malattia al cazzo, e poi mi vengono tutte le bolle. E il cazzo con le bolle è una cosa brutta, è molto brutta da vedere. E mi ricordo che una volta ne ho visto uno e ho pianto tanto. I want you know. Insomma, alla fine Celentano gli dà il preservativo a Christian De Sica, lui tutto contento, ma finalmente il preservativo. E attento però, ricordo una cosa. E attento a dove lo metti, Ah, perché? Perché c'hai un po' la testa ricata. E Christian De Sica va via col preservativo in testa. Questo è un finale triste. Sì, piange infatti, va via col preservativo in testa mentre piange. E si fa la pipì addosso. Ringraziamo Christian De Sica. Io amo Christian De Sica, ovviamente anche Celentano. Celentano è per me Dio. Siamo all'ippodromo. Ci sono Daffy Duck e Mike Buongiorno. Ma cosa, perché? Così. Chi? Raffi, ha fatto questa cosa, puntato sui cavalli. Sì, mi voglio giocare tutti i miei soldi sui cavalli. Non so, Mike Buongiorno. È seduto vicino al papero? Signor papero, su quale cavallo ha puntato lei? Sull'1, il 2 o il 3? Sì, ho puntato su tutti i cavalli, così qualunque cavallo vince, io vinco di sicuro. Ma questa è una cosa che non va bene, non va bene per niente. Bisogna puntare su un cavallo solo, perché altrimenti... Ma sto diventando il papa. Perché altrimenti la vincita diventa troppo bassa. E lei va a casa senza conio. Sì, allora... ma che cazzo vuoi? Ho di sfiga! Chi sei? Sono, Mike, buongiorno. Si ricorda? Signorina. Non sono signorina, sono un papero. Sono un papero che spende i soldi in cavalli e puttane. Ecco perché mi sembrava di averla già vista. Ma io cosa vuole questo che adesso... Secondo me, signor papero, deve ripuntare i soldi sul numero 3. Allora, da Fidac va a ripuntare i soldi sul numero 3 e torna e non lo trova più. Dove è andato quel vecchiaccio? E vince il cavallo numero 3. E poi scopre che Mike Buongiorno era morto. Quindi gli ha dato i numeri, lui ha vinto si redime e non va più a puttane e cavalli e dà tutto in beneficenza. Bravo, da Fidac. È un bel finale. Sto sudando come un maiale io a fare queste robe. Allora ragazzi, allora questa è stata una sfida che mi ha lanciato Paolo. Sapevo che aveva in serbo qualcosa del genere, non me l'ha voluto dire fino ad adesso. Spero sia stato divertente, nel senso io ho sudato veramente come un maiale, perché cercare di ricreare situazioni, voce così all'improvviso è sempre molto difficile, caro giovane Harry. Però insomma ci proviamo. Può essere divertente, può essere... Cioè insomma, se anche voi anzi avete proposte di personaggi, titoli, quello che fa. Ah, salato, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, condividete, fatelo vedere ad amici, zii, cugini, parenti, compagni, nipoti, tutti quanti, cammelli, pesce rosse, pesce gatti e anche, se ce l'avete, pesce ciabatta, che vi ricordo vive sotto il letto del fiume. E la trota c'ha le spine perché nel fiume c'è la corrente. Quindi ragazzi, ripeto, seguitemi su tutti i miei social, commentate con i personaggi che vorreste, commentate con i personaggi che vorreste sentire, le situazioni, e noi ci vediamo al prossimo vlog, dove non so cosa dirò, ma lo farò. Guarda, e questo è pesantissimo, perché mi rincoglionisce il cervello. È incredibile! Chi l'avrebbe mai detto che avrei detto la cosa che non sapevo che avrei detto proprio quando l'ho detta, È fantastico! E pensa che su questo canale ci sono anche un sacco di altri video bellissimi dove dico cose che non avrei mai pensato di dire se non le avessi dette in quel video. Basta cliccare!